Wow, sono 5 anni e mezzo che non lo dico, ma salve a tutti, io sono DeLong Gamer e bentornati su Satisfactory, tecnicamente 2024 Edition, figlioli. Nelle ultime settimane è uscita la versione 1.0 di Satisfactory, ne hanno completato lo sviluppo e voglio dire, sono passati effettivamente 5 anni e mezzo. Era la lontana primavera del 2019 quando il telone decise: no, basta Satisfactory, ho subito i peggio traumi da sto cocchio di gioco. Eppure eccoci qua, nel periodo peggiore perché sono sommerso di lavoro e rogne nella vita vera. Ma che dite, ogni tanto un episodio così giusto per simpatia? Allora, prima di tornare su quel pianeta alieno, figlioli, c'è un piccolo stacco pubblicitario. Se vi piacciono i giochi tipo Palworld, penso che questo piccolo spot pubblicitario vi potrebbe interessare. Signori, lasciate che vi presenti Mirai Bogo, il nuovissimo gioco multipiattaforma di sopravvivenza in cui potrete domare oltre un centinaio di fantastici mostri, ognuno con abilità ed elementi differenti, che vi accompagneranno nelle vostre avventure e che combatteranno al vostro fianco. Il gioco sarà rilasciato per piattaforme mobile e PC il 10 ottobre 2024, ma voi potrete già preregistrarvi in anticipo cliccando sul link in descrizione e potrete giocare assieme ai vostri amici anche su piattaforme differenti. Inoltre potrete anche costruire una incredibile base e potrete delegare il compito ai vostri mostri assegnando compiti differenti in base alle loro specialità e caratteristiche come l'agricoltura, la raccolta delle risorse, produzione e molto altro. Prendetevi sempre cura delle loro necessità di cibo e di acqua e ogni tanto fateli anche riposare, poverini, e assieme vivrete una fantastica avventura. E mentre esplorerete questo fantastico grande mondo a bordo del vostro fedele cavallo, potrete anche fare affidamento su una grande varietà di equipaggiamento, da armi basilari a quelle più moderne e potenti, grazie alle quali sconfiggerete anche i boss più potenti. Potrete inoltre giocare assieme ai vostri amici, costruendo insieme una grande base e affrontando assieme grandi epiche battaglie, ma attenzione signori, perché i vostri amici si potrebbero rivoltare contro di voi e rubarvi tutte le risorse all'improvviso. Quindi cosa state aspettando? Cliccate sul link in descrizione. Ormai manca poco al 10 ottobre 2024 e anche voi potrete entrare nel fantastico mondo di Mirai Bogo. Ed eccoci ritornati al presente! Perfetto, giusto in tempo per iniziare l'atterraggio sul pianeta. L'ultima volta eravamo in compagnia del buon vecchio Gabby, questa volta figlioli, siamo da soli, più vecchi, più rincoglioniti e decisamente molto più traumatizzati. Come ho detto, non ricordo quasi nulla, la mia psiche ha rimosso tutti i traumi di Satisfactory, quindi è come se io stesso dovessi ricominciare da zero. Poi voglio dire, mi sono perso gli ultimi 5 anni praticamente di aggiornamenti, quindi vai a sapere quanta roba hanno aggiunto. Io un paracadute lo vorrei, signora, visto che stiamo precipitando. Nessun paracadute, perfetto. Sì, magari se non ci schiantiamo e non moriamo tragicamente fin dall'inizio non sarebbe poi così male, eh. Io la butto là come suggerimento, poi faccio a lei. È lei l'intelligenza artificiale? Cazzarola, avrei dovuto rivedere uno dei miei vecchi video. Ma chissà quante cose sono cambiate, come dicevo. Ovviamente ripartiamo da quella bellissima vallata tranquilla. Ci sono 4 biomi che sono completamente operativi adesso, da quello che so. Ma per il resto, no, non mi sono più informato manco per il cocchio su ciò che sia successo a questo gioco. Mi sono tenuto a debita distanza perché, mio Dio, è stato uno dei giochi più traumatici dopo Oxygen Not Included. Signori, benvenuti. Ok, questo sì, mi serve per costruire tutte cose. Ah, ci ho messo anche gli sticker. Che bella cosa. Ah, culacchione, che piacere rivederti da quanto tempo. Allora, vorrei saltare il tutorial perché se no la signorina ci parla sopra per un'ora. Quindi ora ricarico il salvataggio senza la tizia che chiacchiera, perché altrimenti non ci sarebbe stata la scena dell'atterraggio. Porco cane, gioco bel punto in cui spawnarmi. Ok, dovremmo essere letteralmente a un tiro di schioppo da dove era atterrata la navetta prima. Però adesso la signorina non dovrebbe romperci le balle, come dicevo, con il tutorial. Ciao culacchione! Allora, vediamo un po', dobbiamo recuperare sicuramente del cibo, perfetto. E quanto prima anche della biomassa, vabbè, le foglie quantomeno. Sì, signora, se mi viene lo squaraus, la caccarella e tutte cose, non me la prendo con la compagnia, stia tranquilla. Dicevo, le foglie ci serviranno tra pochissimo praticamente per alimentare i generatori di corrente a biomassa, altrimenti le nostre fabbriche, le strutture automatizzate e via dicendo non avranno abbastanza energia per poter essere attivate. Noci argentate, anche queste erano del cibo per poterci curare, se ben ricordo. Sì signora, lo so, ho capito, se mi viene la caccarella dal naso comincerò a preoccuparmi. Non sapete nulla, lo so, tanto se muoio io ne mandate un altro. Allora, vedo già il nostro primo alieno. Aspetta un attimo, io me la ricordo questa zona, ragazzi.
non vorrei dire una minchiata, scusate che intanto continuo a fare il giardiniere spaziale praticamente, ma se percorriamo qualche altro metro, sia lei! Questa era la vallata dove io ho craftato, costruito e via dicendo la nostra prima struttura operativa, base, chiamatela come volete. Quello è un deposito di ferro di livello 1. Là c'era... come cazzarola si chiamava? Aspettate un attimo. Il calcare che ci permetteva, mi pare, di craftare il cemento armato. Non vorrei dire una minchiata. Allora, se attiviamo con V il radar, dovrei poter scansionare la zona. Qui là, ok, abbiamo un bel po' di depositi di ferro per adesso in questa direzione. Mano a mano che andiamo avanti, che scopriamo nuovi depositi, il nostro radar si arricchirà. Ha un raggio d'azione ovviamente limitato. Ah già, devo piazzare l'hub, il nostro hub centrale. Potrebbe essere un problema. Mettiamolo in una zona in cui non dia troppo fastidio. Non è troppo importante allo stato attuale, eh. Voglio dire, c'è talmente tanto spazio verde in sta zona che possiamo fare quello che ci pare e piace. Eccolo qua, l'hub, il cuore della tua fabbrica. Qui puoi completare gli obiettivi della Fixit, la ditta che, per cui lavoriamo, per sbloccare schemi aggiuntivi di strutture, veicoli, componenti, equipaggiamenti. Io voglio vedere quanta roba hanno aggiunto in questi anni, perché sono veramente curioso. Senti, buttalo proprio volgarmente qua. Perfetto, c'era un albero. Gioco dice non me ne frega nulla. Appena sblocchi la motosega lo distruggi. Perfetto, ecco che sta arrivando la navetta. Che piacere rivederla, salve. Ho costruito in mezzo a un albero, non abbiamo cominciato bene. Vabbè, non è un problema, ok? Non è un problema. Ah, questo era il terminale, l'hub che ci permetteva, pian pianino, mano a mano che andiamo avanti, di sbloccare uno sfacelo di strutture, come ad esempio qui abbiamo le fondamenta. Nella sezione logistica abbiamo il separatore dei nastri trasportatori. Oh mio Dio. E non dimentichiamoci della mappa. Oh mio Dio. Se notate bene là sotto, ci indicano le risorse necessarie per sbloccare i suddetti componenti. Noi sblocchiamo un intero pacchetto, in questo caso, completando il relativo obiettivo. Se ci giriamo da quest'altra parte, invece abbiamo il banco da lavoro che ci permetteva di craftare alcune strutture in maniera neanche troppo automatica, perché dovevo premere sto cocchio di pulsante. E come potete vedere siamo arrivati già con delle risorse. Ah, non siamo partiti senza nulla. Oh, bravo gioco! Beh, sicuramente le viti ci serviranno in futuro. Sto fabbricando. Ah no, devo tenere premuto. Ok, credevo di dover spammare il tasto. Perfetto. E abbiamo delle viti che vanno a occupare uno slot del nostro inventario, purtroppo. Poi c'erano le piastre di ferro rinforzate che richiedevano le piastre di ferro base. Ok. Procediamo per gradi, figlioli, o qua non la finiamo più. Allora, vediamo un po' cos'altro possiamo costruire. Abbiamo già sbloccato la trivella Mark 1. Bene, questa è un'ottima notizia e la possiamo piazzare sopra i giacimenti, in questo caso di ferro. Tuttavia c'è una simpatica creatura, datemi mezzo secondo, che equipaggio, come che si chiamava? Lo Xeno Zapper. Insomma, è il taser contro gli alieni. No, non metterci il dito, ah, sarai pirla. Arriviamogli da dietro, gli faccio io lo scherzo. Ok, l'animale mi ha sentito arrivare. Bana, piccolo stellino. Tranquillo, va tutto bene, morto? Direi abbastanza morto, e mi ha droppato dei resti di cinghiale. Io li porto via, potrebbero tornarci utili. Maronne quanto sei brutto. Tranquilla signora, non lo mangio, vada tranquilla. È però incazzato con la vita. Ok, per adesso estraiamo intanto del minerale di ferro a manina, gente. Sì, guardi, tutto molto interessante. Questi li tengo da parte. Purtroppo sono dei depositi di livello 1. Maggiore è il livello del deposito e maggiore è la quantità di risorse che potremo estrarre, quello me lo ricordo pure io, una volta che avremo installato le varie trivelle e tutte cose, o estrattori, non mi ricordo come li chiamasse il gioco. Ah, ma posso continuare a palpeggiarlo? Sì, certo, potrei stare qua tutto il giorno a tenere premuto ma non mi pare il caso. Cerchiamo di automatizzare il tutto. Allora, dobbiamo anche portare la corrente fin qua giù. Vediamo quindi di costruire la nostra prima trivella. Richiede una trivella portatile, che per nostra fortuna abbiamo già, ce l'hanno data quando siamo scesi sul pianeta. 10 piastre di ferro e 10 unità di calcestruzzo. Oh, era calcestruzzo, ho detto cemento prima, mi sa. Vabbè, non importa. Tuttavia richiede anche della corrente. Allora, per adesso, wow, la mia cara buona vecchia trivellozza. Ma guardala quanto non è bella. Come potete vedere, lei si aggancia perfettamente alla miniera di ferro. Vai caro. Oh mio Dio, fosse così semplice anche nella vita vera, ma ovviamente non c'è corrente. Allora, per la corrente andiamo su energia e abbiamo la linea elettrica ed il palo elettrico. Oh zio Billy, tra poco dovevo anche craftare un estrattore di rame, altrimenti la corrente elettrica sarà un problema portarla in giro.
Allora, se ben ricordo, questa struttura aveva dei generatori a biomassa, come potete notare. E all'interno ci possiamo mettere diverse tipologie di carburante a seconda di quello che abbiamo, ovvero i miceli, le foglie, il legname e la biomassa. Ovviamente avranno un output di corrente, un consumo di risorse differente. Le foglie bruceranno in men che non si dica. Presumo che la biomassa invece sarà un discorso differente. La dobbiamo tuttavia produrre. Per adesso abbiamo del legname che terrei da parte. Senti, sgnaccaci dentro le foglie. Perfetto. Salvo intoppi, ora dovrebbe essere completamente operativo. Però dobbiamo collegare i cavi della corrente. Allora, fatemi mettere intanto dei pali elettrici. Per adesso sono la versione base, ma man mano che andiamo avanti invece sbloccheremo quelli un cicino più seri. Allora, non mi ricordo se ci potessero compenetrare, quindi per adesso mettimene uno qui. Perfetto. Devo capire a che distanza li posso mettere. Come si faceva ai tempi d'oro? Direi che possiamo tirar fuori il cavo della linea elettrica. Clicco qui e... oh, bello, bello. Il telone a prova, ottimo, ottimo. Wow! A una distanza veramente incredibile, però sì, penso che si possa compenetrare in caso di necessità. Quindi mettimene uno qui, ottimo. E poi possiamo ricliccare su di esso e portarlo invece direttamente al nostro estrattore. Oppure facciamo i furbacchioni, mi metti una derivazione lì, in modo tale che dopo lo potremo anche collegare eventualmente ad altre strutture. Questo è operativo. Ora non devo far altro che collegare il palo stesso al generatore numero uno. Ok, sembra che abbiamo fatto tutto correttamente. E pertanto, come potete notare, la nostra trivella è operativa e ha iniziato a estrarre del ferro. Tuttavia non ricordo quanto ne estraesse. Allo stato attuale praticamente un minerale di ferro al secondo, quindi 60 al minuto. Bene, molto molto bene. Ovviamente ha un inventario limitato. Una volta che l'avrà completamente riempito, la macchina smetterà di funzionare. Allo stato attuale, visto che consumeremo una grande quantità di ferro, direi di piazzare molto volgarmente una seconda trivella anche di qui e colleghiamo il tutto alla linea elettrica. Aspettate che evitiamo di far boiate. Questo me lo colleghi qua. Olè, e vai di estrazione del ferro. Ora, cosa cocchio possiamo fare con tutto questo minerale di ferro grezzo? Ma che domande? Lo dobbiamo convertire in lingotti. E a tal proposito ci servirà la fonderia. Consuma 4000 watt. Ok, la possiamo mettere tipo dove ci pare e piace. In questo caso ha una singola entrata. Quindi, fin tanto che non abbiamo una migliore gestione dei nastri trasportatori, utilizzeremo una singola fonderia per una singola trivella. Vedete che si è fermata? Perché l'inventario è completamente pieno allo stato attuale. Se notate bene, peraltro, la maggior parte delle strutture ha due zone, una verde da un lato, che è l'uscita, e una arancione dall'altro, che è l'entrata, dove collegheremo, so per dirlo, sono emozionato, i nostri nastri trasportatori. Allora, per adesso mettila molto ma molto volgarmente qua in parte, perfetto. E signori, è giunto il momento di tirare fuori i nostri nastri trasportatori. Me ne colleghi uno qui ed un altro di qua. Perfetto, e pian pianino tutto il minerale di ferro che abbiamo estratto entrerà all'interno della fonderia, che ci permetterà di produrre in questo caso dei lingotti di ferro. Allora, praticamente lui converte 30 minerali di ferro al minuto in 30 lingotti di ferro al minuto. Pertanto possiamo effettivamente dire che con una singola trivella di livello 1 possiamo rifornire ben due fonderie. Per adesso, come ho detto, i nostri nati trasportatori non possono essere divisi, riuniti e via dicendo, fin tanto che non avremo sbloccato le relative tecnologie. Allora, ci serve un altro po' di corrente, quindi mettimi molto volgarmente, direi qui, un ulteriore palo della luce. Perfetto, palo elettrico, perché come ho detto hanno delle entrate e delle uscite limitate. Questo lo abbiamo già esaurito. Così facendo ora posso tranquillamente collegare questo direttamente alla fonderia. E voilà! Perfetto, il fonditore è operativo e ha iniziato a convertire tutto quel bel minerale in lingotti di ferro. E dopo potremo collegarlo a sua volta al costruttore. La stessa cosa la dobbiamo fare ovviamente da quest'altra parte. Le strutture per adesso saranno messe un po' ad coccium, fin tanto che non possiamo organizzarci meglio. Ecco qui, meraviglioso. E ovviamente colleghiamo il tutto alla linea elettrica, sperando di generare abbastanza corrente con il nostro generatore a biomassa, che non potrà andare avanti all'infinito, piccolo stellino. Però sì, aspetta, mi sono dimenticato di dire al nostro fonditore, alla nostra fonderia, cosa deve fare, ovvero produrre lingotti di ferro. Olè! Ok, lasciamo che le nostre macchine facciano il loro lavoro. Non mi ero accorto, letteralmente qua in parte abbiamo anche un bel deposito di calcare.
Per adesso lo possiamo estrarre a mano, ma dopo ovviamente ci piazzeremo un'altra trivella di livello 1. Ecco qua, teniamone un po' da parte perché serviva per il calcestruzzo. Lo sto finendo perché lo sto utilizzando per le varie costruzioni. Ok, pian pianino ragazzi, sì, mi stanno tornando in mente un po' di cose, quantomeno quelle basilari. Allora, il gioco dice di costruire l'ascensore spaziale. Oh mio Dio, ma era gigantesca quella struttura, richiede una quantità spropositata di risorse. Ma stiamo scherzando? Ok, gioco, andiamo per gradi, datti una regolata. Ah, il caro buon vecchio costruttore. Trasforma un componente in un altro componente. Sapete cosa? Allora, fatemi mettere per adesso uno di questi costruttori letteralmente qua in parte ai nostri generatori a biomassa, perché non so quanto andranno avanti. Consuma 80 foglie al minuto. Oh, porca la miseria, non rimarrà operativo per più di altri 2 minuti. Pertanto, invece, se colleghiamo questo cavo elettrico direttamente al costruttore, ora l'abbiamo alimentato correttamente, e gli possiamo dire di produrre della biomassa direttamente dalle foglie. Perfetto, scarichiamo manualmente all'interno le foglie che abbiamo raccolto. Oh, abbiamo finito la corrente. Dannazione, anzi, ho richiesto probabilmente io troppa corrente al macchinario. Scusa, e a sto punto collegami anche l'altro generatore a biomassa alla linea elettrica e temporaneamente lo alimentiamo con del legname. Non mi piace utilizzarlo, ma meglio che nulla. Fai ripartire la corrente, che dici? Ok, perfetto. Tutto completamente funzionante, meno male, meno male. E questo dovrebbe iniziare a produrre una discreta quantità di biomassa che dopo reinseriamo all'interno dei generatori a biomassa. Avete capito questo piccolo circolo vizioso che ci permetterà invece di produrre una quantità considerevole di energia elettrica senza preoccuparci più di tanto. Che poi lo sapete molto bene, il telone viene su Satisfactory più che altro per inquinare il pianeta, porca la miseria. Sono arrivato qua che è tutto incontaminato, che stracocchio, appartengo alla razza umana. Entro la prima settimana dobbiamo aver già devastato uno o due ecosistemi almeno. Ok, dovrei aver raccolto abbastanza foglioline, quindi sgnaccale di nuovo qua dentro. Perfetto, abbiamo della leggerissima biomassa e... Oddio, sì, lo so che non durerà ancora molto lungo. La mettiamo direttamente qui, ottimo. Quindi ora consumiamo 6,67 unità di biomassa al minuto. E avete visto che con le foglie ne produciamo veramente uno sfacelo. Ok, devo solo pazientare e aspettare che il nostro costruttore ce ne produca abbastanza. Entro pochi secondi finiremo comunque la corrente, perché abbiamo già attivato anche troppi macchinari. Ad ogni modo, quale obiettivo ci vogliamo prefiggere allo stato attuale? Direi di sbloccare probabilmente quello della logistica, perché mi servono i separatori e gli unificatori dei nastri trasportatori. Ok, quindi ci richiedono un bel po' di piastre di ferro, barre di ferro e, oddio, i fili in rame. Sì, dobbiamo... Porca di quelli per porca. Dobbiamo trovare una miniera di rame. Nel frattempo vedo che la nostra fonderia ovviamente si è fermata. Perché mi domandate? Perché ovviamente l'inventario è pieno, ha prodotto 100 lingotti di ferro. Allora, vediamo un po', ci servono dei costruttori. Ho ancora risorse per craftarli? Il gioco dice sì, non ci sono problemi. Allora, mettiamo il costruttore a questo punto davanti, di lato, dove ci pare e piace, rispetto alla fonderia. Come ho detto, per adesso queste sono strutture temporanee, fin tanto che non avremo la possibilità di organizzare meglio la nostra futura fabbrica. E quindi collega questa uscita qui, ottimo. E ovviamente speriamo di avere il collegamento alla linea elettrica, che tanto schifo non mi fa. E voilà! Ok, non è saltata la corrente. In effetti sono stupito. Allora, cosa possiamo produrre? Ma che domande, delle piastre di ferro. Praticamente prenderà 3 lingotti di ferro e con essi ci produrrà 2 piastre di ferro. Quindi un massimo di 30 al minuto. Vi ricordo che la nostra fonderia ne produce effettivamente 30 al minuto. Quindi non ci sono letteralmente dei colli di bottiglia. Vedete? Stiamo continuando a buttare dentro il minerale di ferro. Da quest'altra parte escono i lingotti di ferro. Perfetto, perfetto, perfetto. E poi avremo le suddette piastre che io di tanto in tanto per adesso tornerò a recuperare. Qui abbiamo lo stesso identico problema. E che di sto passo finisco la corrente elettrica e i materiali per costruire delle strutture. Allora, ancora una volta, molto volgarmente, piazzamelo qua. Sto cercando di massimizzare lo spazio a nostra disposizione, figlioli. Ok, credevo di aver fatto tutto troppo stretto. Mi sa che non ho più spazio sul coso elettrico. No, siamo al massimo, dice gioco, Lonino. Hai messo troppa roba, porca la miseria. Quindi mi serve un ulteriore palo elettrico, che per adesso sgnacchiamo qua di lato. Attima. Allora, facciamo una bella cosa. Distruggimi questo cavo, altrimenti ho le mani legate. Così facendo posso collegare il palo qui.
questo di qua. Sì, ci saranno un po' di cavi che vanno in qualunque direzione. E ricolleghiamo questo in maniera brutta da vedersi, ma comunque, come ho detto, l'importante è che funzioni. Qua invece gli diciamo di produrre delle barre di ferro. In questo caso prende 15 lingotti al minuto e li converte in 15 barre di ferro. Quindi abbiamo una... è stata dalla corrente, era prevedibile. Dicevo, abbiamo una produzione un pochettino a collo di bottiglia. Dovremmo collegare in teoria più di una fabbrica in parallelo in modo tale da ridurre i potenziali sprechi. Ah, Satisfactory, c'è il mio povero cervello che sta cercando di ricordarsi tutto. Sto soffrendo nel profondo. Allora, recuperiamo quindi questa cocchio di biomassa. Vediamo un po', sei saltato tu, era prevedibile perché avevi un po' di legna. Come facevo a dividerla a metà? Ah, col tasto destro, va che spettacolo. Metti il carburante, tira la leva yeye. E... ok, macchinario ripartito. Anche qua c'è poca biomassa, riempiamo lo ex novo. Ok, con questa biomassa dovremmo poter andare avanti praticamente 10 minuti. Oh, vedete? Vedete pian pianino? Le nostre care buone vecchie strutture stanno tornando completamente operative. Abbiamo un problema, ovvero non stiamo estraendo del rame, dannazione. Ok, ricordo che c'era un deposito. No, non volevo lei, scusi. Dicevo, non c'era un deposito non troppo lontano. Peraltro sono anche calate le tenebre, quindi la mia visibilità sarà considerevolmente ridotta. Aspettate che continuo a estrarre, anzi a raccogliere in questo caso delle foglie, altrimenti quella cocchia di biomassa non si produrrà da sola. Ok, la zona comunque è relativamente tranquilla. Gli animali non dovrebbero respawnare, spero quantomeno. Oh figlioli, rispetto a quanto facemmo nel lontano primo episodio ai tempi d'oro, siamo molto più avanti, eh. Allora, tiriamo fuori il nostro radar, vediamo un po' dove si cela il rame. Aia, aia, 230 metri in quella direzione. È bello distante. È bello distante purtroppo. Allora, fatemi craftare un po' di risorsine, perché una volta arrivati là avremo bisogno di costruire un generatore a biomassa. Porca trota, un attimino esoso in termini di risorse, quindi ho usato troppo filo di rame. Ah, devo fare una cosa abbastanza scomoda, gente. Ovvero devo andare ad estrarre quello stracocchio di rame a manina. Ciao docile creaturina. No, rompere le palle, odio quando carichi che poi ti pigli da 220 e ci schiatti male male. Abbiamo un altro bel deposito di ferro. No, Lino, il ferro non ti serve, non estrarlo a manina. Ah, questo me lo ricordo, è un deposito di calcare che utilizzavo nello specifico per estrarre il calcare che convertivo in calcestruzzo. Ah, mio Dio. Non penso neanche che i miei vecchi salvataggi siano ancora compatibili, anche perché adesso sto utilizzando la versione Steam, mentre invece all'epoca avevo la copia per Epic. Allora, oh, eccolo qua. Quello dovrebbe essere un bel deposito di rame, se la memoria non mi inganna. Salve, signore. Vieni qua che lo zio Tellone ti fa le coccoline. Aio, bastardo. Aspetta, figli tante di quella 220 che ti cambio anche il codice fiscale. È morto? Sì, lo prendo come un sì. Non mi ha droppato niente. Ah, era ancora vivo. Ok, si era solo un attimino rincoglionito. Ah, ok, a posto. Mi sembrava strano che non mi avesse dato dei resti. Allora, come dicevamo, per adesso estraiamo a manina il rame, che dopo vedrò di convertire in filo di rame. Altrimenti non posso costruire nulla. Ottimo, nel frattempo ho anche ripulito la zona circostante. Allora, fatemi dare un'occhiata, perché io in teoria devo ritornare purtroppo al lab centrale. A meno che non costruiamo qua, lo posso fare, un bel banco da lavoro. Oh, lo mettiamo temporaneamente qua in un angolino. Perfetto, grazie caro. E ora mi posso divertire a produrre filo, ma richiede dei lingotti di rame. Ecco, quelli... vabbè, li posso produrre a martellate. Come faccio a produrre dei lingotti a martellate? Gioco dice che è fattibile. Se gioco dice si può fare, chi sono io per criticarlo? Vai caro, continua a darmi tutti i lingotti di rame di cui un telone potrebbe aver bisogno. Ovviamente queste sono procedure che dopo automatizzeremo in qualche modo. Ottimo. Possiamo convertire il suddetto lingotto di rame in filo di rame. Se notate bene, al centro ti dice anche quante martellate gli devi tirare per riuscire a produrne una quantità sufficiente. Poi anche dei cavi che utilizzeranno il suddetto filo di rame. Perfetto, in questo caso basta una singola martellata. Ok, dimmi che abbiamo tutto il necessaire per poter craftare. Ma ovviamente una bella trivella. Ok, automatizziamo qua il tutto. Non lo so nemmeno io, ragazzi. Cioè, i big dubbiozzi esistenziali. Allora, intanto, piazzamela lì. Poi dobbiamo vedere di costruire un generatore a biomassa, se abbiamo tutte le risorse necessarie. Questo produce più corrente rispetto a quello che abbiamo integrato nel lab.
Lo possiamo mettere letteralmente dove ci pare e piace. E anche un bocchettone di rifornimento automatico, che non è una cosa da poco. Allora, per adesso il generatore a biomassa lo possiamo lasciare direttamente qua sopra. In sto gioco non mi piace lavorare la notte, proprio perché davvero il campo visivo è considerevolmente limitato. E ovviamente dobbiamo collegare la struttura ad un palo, che per adesso mi metti molto volgarmente qui. E il palo stesso lo colleghi intanto, perfetto, alla nostra trivella di livello 1. Tuttavia lo dobbiamo alimentare, quindi allo stato attuale, indovinate un po' cosa c'è al telone. C'ho solo delle foglie, perché la biomassa mi sa che l'ho utilizzata tutta. Senti, sgnaccaci dentro del legname. La serie è meglio che nulla. E abbiamo abbastanza corrente per far partire la nostra trivella ed iniziare l'estrazione del suddetto minerale di rame. Ora, come avete visto, per produrre del filo ci servono dei lingotti, e per produrre i lingotti ci serve il minerale. Quindi la prima cosa che costruiamo è la cara buona vecchia fonderia, per la quale mi sa che non ho abbastanza risorse, dannazione. Vabbè, non è un problema per adesso. E per adesso nulla, Lonino. Gioco ha detto: se non hai il filo io non ti costruisco niente. Posto, gioco, scusa, non è che ti devi incazzare. È che gioco si triggera male ogni tanto. Perfetto, abbiamo la nostra fonderia. Colleghiamola alla linea elettrica, perfetto. E ovviamente piazziamo per adesso un nastro trasportatore lenterrimo di livello 1, ottimo. Ecco qua il minerale di rame che esce. Gli diciamo di produrre ovviamente dei lingotti di rame, stessa identica produzione come l'altro fonditore, ovvero 30 unità di minerale di rame per 30 lingotti di rame. Ok, meraviglioso. Poi ovviamente dobbiamo costruire un costruttore. Oddio, ho le risorse giuste, figlioli? Ancora non mi sembra vero. Come sempre me lo piazzi molto volgarmente qua. Mi piace fare un po' di giri a 90 gradi in questo episodio. Poi sì, cercheremo di gestire lo spazio, come ho detto, in maniera molto più accurata, senza nulla di ossessivo compulsivo, gente. No, costruiscimi un altro palo a questo punto. E collega questa struttura all'altra. Perfetto, ora dovremmo avere abbastanza corrente. Perfetto, qui abbiamo i nostri lingotti di rame. E Ciccio, tu mi devi produrre quantità in mani di filo di rame. Con un lingotto di rame lui produce 2 unità di filo di rame. Ce ne servono 300, figlioli, quindi bisognerà pazientare a sufficienza. Nel frattempo all'orizzonte sta sorgendo di nuovo il sole. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, mi servirebbe effettivamente un altro costruttore che richiede a sua volta, guarda un po', le piastre di ferro rinforzate. Vediamo un po' se al nostro banco da lavoro gioco me le lascia costruire. Richiedono delle parecchie viti. Ok, posso craftare delle viti direttamente dalle barre di ferro che ho recuperato, forse da una delle nostre fabbriche. Avremo bisogno di pacchi e pacchi di viti. Una volta che avremo automatizzato il tutto, ragazzi, saremo a posto. E convertiamo, come dicevo, il tutto in almeno un paio di piastre di ferro rinforzate. Meglio abbondare in questo caso. Aspetta, ma posso produrre io stesso la biomassa? Per il nostro generatore non c'è bisogno di craftare un costruttore. Ok, 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 ok. Mi serviva solo per la biomassa, devo essere onesto con voi. In men che non si dica. Madonna, ne ho prodotta talmente tanta che questo coso non finirà la corrente da qua fino alla fine dei tempi. E... ah, penso di averne prodotta... ah sì, vedi, 200 unità di biomassa, ottimo. E siamo a posto, in questo caso ne consuma 10 al minuto, perché come ho detto, questo produce 30.000 watt di corrente contro i 20.000 delle strutture che abbiamo normalmente alla nostra base. Ok, sembra che tutto stia funzionando molto bene. Intanto recupero un pochettino di filo, teniamolo da parte del nostro inventario. E direi di ritornare alla nostra base principale. Poi ovviamente faremo confluire il tutto in un'unica gigantesca struttura. Porca trotta. Struttura barra magazzino. C'erano i danni da caduta in sto gioco, vero? Vediamo di non scoprirlo, Lonino, che non mi sembra il caso. Quanto mi sono allontanato dalla nostra zona di produzione. Qui abbiamo altro calcestruzzo, lì come cazzarola si chiamava, calcare. Lungo la strada, ovviamente, io ti disbosco madre natura senza il benché minimo rispetto. Come ho detto, dobbiamo lasciare la nostra impronta su questo pianeta incontaminato. Abbiamo ancora abbastanza corrente, mi sembra che i macchinari siano tutti operativi. Credo di sì, dovremmo essere virtualmente a posto. Sì, sì, qua è tutto bello verde, mi piace quello che vedo. Ciccio, ti ho portato un altro po' di foglie. Dammi la biomassa, grazie. Ok, vediamo di ritornare direttamente ai nostri costruttori qua nella zona mineraria, perché sicuramente avranno terminato lo spazio nel proprio inventario interno, se dovessi ipotizzare. Infatti abbiamo 200 piastre di ferro. Vai, caro, perfetto. E oh, ne abbiamo più che sufficienti, in effetti. Senti, raccogli tutto, tutto, tutto. Da quest'altra parte, buon Salvino, invece, dovrebbe aver terminato la produzione, quasi terminato la produzione, delle barre di ferro.
Ok, ci mancano solo i fili, i figlioli e il primo obiettivo, quello della logistica. Lo abbiamo completato. Ribadisco, sono strutture buttate là per adesso, ma una volta che abbiamo i nastri trasportatori, lo zio Telone è un ometto decisamente molto ma molto più felice. Cioè, il potenziamento dei nastri trasportatori, meglio specificare. Aspetta un secondo, sento un rumore furbino. Che sta succedendo? Vai, Garo, raccogli una lumaca energetica blu. A cos'è che servivano? Cioè, big vuotozzi di memoria. Signorina, mi dice qualcosa? This semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Contenta lei. Studying this could provide new methods for improving fixed production line efficiency. Store this potential resource for later use. Signora, ma io mi ricordo che all'interno del nostro hub potevamo fare altre ricerche ancora. Non dico una minchiata, vero? Ci richiedeva di trovare materiali molto specifici. Lonino, dovremmo anche iniziare a estrarre il calcare però, che di questo passo non puoi continuare ad andare avanti in questo modo. Allora, abbiamo risorse per la trivella? Sì, in effetti sì, sgnaccamela per adesso qua, molto volgarmente. Però, sapete cosa? Non possiamo continuare ad utilizzare sti generatori a biomassa del Menga, perché producono troppo poca corrente. Non so come siamo messi allo stato attuale. Siamo molto vicini al picco allo stato attuale. Stiamo consumando 21.000 watt di corrente contro un massimo di 30. Guarda, probabilmente un'altra trivella ce la posso anche collegare prima che salti là. Ah, beh, ricordiamoci che siamo in parallelo. Ah, ma forse ha già diviso la corrente fra i due generatori. Culacchione, cosa ci fai là sopra che poi voli di sotto? Non ci sono più i culacchioni di una volta. Allora, ritornando a noi, come colleghiamo il tutto? Perché mi serve sicuramente un altro... Ah, no, non c'è bisogno. Però lo faccio comunque. Senti, mettimi un palo, perfetto. E collega questa linea elettrica al palo lì, perfetto. E ulteriormente la linea elettrica al macchinario, perfetto. Dovrebbe estrarre, presumo sempre 60, vediamo un po'. No, 30, scusate, unità di calcare al minuto. Ok, a posto. E dovremmo già collegarci effettivamente un bel costruttore. Però, Lonino, ti manca del filo, quindi lo devi andare a produrre entro 1,8 secondi. Gente, ho trovato una grotta. Oh no, non c'erano i ragni, vero? Oddio, dimmi che non è una grotta con ragni. Oddio mio, perché sono entrato nel sottosuolo? Ok, pieno zeppo di funghetti, che è un'ottima notizia. Sento il rumore di una di quelle lumache. Deve trovarsi da queste parti, probabilmente. Oh, aspetta, cosa sto guardando? Un Summer's Loop. Ok, non so di cosa si tratti, portiamolo via. Ok, signorina, cosa ho trovato di bello? Mi narra? The Summer's Loop was named after Marie Somerville, co-founder of Fixit and head of its R&D department. There are many theories about the origin of this shape and why this symbol mathematically resembling a Mobius strip has found its way into both human and extraterrestrial culture. Thankfully, you don't need to know any of these theories to be a pioneer. Okay. Store it for later use. Fun fact. The planet you are on was found and named during a planet spotting event Marie hosted called Marie's Awesome Scientific Search of the Avant-Garde Exoplanets. Wow, bei nomi, complimenti, siamo tutti dei professionisti, ma vabbè, dettagli. Ok, facciamo che usciamo da sta grotta il prima possibile. Alien species acquired. Initial data suggests these are predators. Davvero? Not have a traditional mouth or eyes. There are, however, numerous cavities on their head which could fulfill a similar function. Sì, guardi, per favore, signorina, non faccio super quark. Uccidiamoli e tanti saluti, mi sembra la soluzione più valida e universale. E aspetta, c'è un altro artefatto alieno lassù. Oh, miseria, ricordo che avevo dei razzi. Avrò dei razzi, perché adesso non li posso di certo sbloccare. Come va qua? Tutto bene? Buongiornissimo. Spero che la produzione non si sia fermata, perché avrei bisogno di 230 unità di filo. Ok, non male, siamo a 281. Casomai il resto del filo, visto che abbiamo un bel po' di lingotti di rame, grazie caro, me lo posso direttamente produrre io a manina, perché il telone fa ancora le cose a mano come ai bei tempi d'oro. E che straccocchio, sono diventato mezzo cieco, ma vabbè, dettaglio, buon intenditore, poche parole. Ah sì, devo finire la storia del cacciestruzzo, è vero, è vero, è vero. Ah, beh, mi servono anche dei cavi elettrici, quindi un po' di quel filo purtroppo lo dobbiamo utilizzare. Ma per il resto, figlioli, siamo messi bene, sì, in futuro, ovviamente. Potremo costruire un meraviglioso container di stoccaggio. Catrota, un fusibile bruciato. Dov'è saltata la corrente? Mi fate incazzare. Scusa, è santo potere del parkour, non mi dite che posso arrivare là sopra? Oh, sì, Malonino, la produttività. Fotte sega la produttività. Devo ancora dormire da quando sono arrivato. Aspetta, sì, ho raggiunto la cima. Buon salve.
Sfera di Mercer. Gente, io dovrei toccarla sta roba o mi prendo le peggio malattie? Oh wow, ho fatto danni. The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal and will require study to determine local application, stored for later use. Tutto molto interessante, grazie signorina. Qui abbiamo altri depositi di ferro. Sì, anche qua avevo costruito una fabbrica. Vi ricordate che avevo messo da questa parte una sorta di nastro trasportatore che scendeva girando su se stesso? Era un'opera meravigliosa perché all'epoca non avevamo la possibilità di far scendere in maniera più accurata le nostre risorse. Vennero aggiunti dei nastri trasportatori specifici solo nelle versioni successive. Orcaccia, la miseria. Ah, siamo fuori dalla grotta... quella di ragni e tutte cose. Ah, sì, la corrente è saltata qua. Ovviamente è finita la biomassa. Fintanto che non abbiamo una produzione elettrica basata... cos'è che utilizzavamo? Cioè, ricordo delle centrali elettriche grandi più grandi. A cosa erano alimentate? Perché io ho smesso di giocare a Satisfactory prima, mi pare, dell'introduzione dell'uranio e dei treni. Quelli non c'erano ai miei tempi. Aspettate che intanto converto tutte quelle foglie. Non chiedetemi come, ma io sì, a martellate vi converto le foglie in biomassa. Incredibile quello che il telone può fare con un singolo martello. L'ho detto io che questi generatori erano una fregatura. No, è saltato questo tendenzialmente, eh. Ecco qua, cuccati la biomassa, riparti caro. Perfetto, questo si spegnerà tra 1,8 secondi. Porca la miseria, durerà ancora 2 minuti. Ah, santa biomassa, che rottura di scatole. Ah bene, abbiamo 115 unità direttamente qui, sgnacca di qua. Perfetto, abbiamo ancora più corrente di prima. Comunque, se i miei calcoli non sono sbagliati, dovrei poter, in effetti, scaricare tutte le risorse richieste. Premiamo il pulsantone per lanciare la capsula. Vai, cara! Riparti verso lo spazio infinito. Vi ricordate quella volta che ho sparato Gabby nello spazio e gli è crashato il gioco? Sì, lo so, signora, come funziona. Siamo solo agli inizi. Ok, abbiamo già fatto, ribadisco, dei passi avanti, Tutto disorganizzato, ma... purtroppo, fin tanto che qui al lab non abbiamo sbloccato le costruzioni di base, non è che posso fare più di tanto. Oddio, era il MAM quello che mi permetteva di fare le ricerche, quelle più avanzate. Rilevatore di oggetti, la cassa di deposito personale, più 3 slot nell'inventario. Ecco, questa è roba che servirebbe. Richiedono 300 unità di fili, 300 viti. Oddio, è fattibile. Gente, detto tra noi, è tutto molto ma molto fattibile. Ok, riordina le risorse, bravo coso. Perché le viti le posso produrre io. La capsula rientrerà fra 3 minuti. E le lastre, un po' ne abbiamo. Anzi, mi sa che dobbiamo probabilmente convertire le suddette là. Ah no, utilizziamo le barre di ferro, come ho detto. Quindi non andiamo neanche a consumare parte delle risorse che abbiamo. Ehi, me che lo si dica, il telone ti ha craftato tutte le viti di cui una ferramenta potrebbe mai aver bisogno. Però mi sono reso conto che il gioco qua ti dice anche quante unità puoi craftare con i materiali attualmente presenti nel tuo inventario. Scusa gioco, ma se io convertissi non so come il minerale di ferro in lingotti di ferro, in teoria i numerini dovrebbero aumentare, perché se poi converto tutto in barre di ferro, il numero di viti sale. Noni, io capisco che tu sei masochista, ma porca di quelli per porca, c'hai quale fabbriche pronte all'uso a sto punto, quindi recupera le piastre. No, ancora non metto i magazzini, ve l'ho detto. Pazientiamo fin tanto che non abbiamo la possibilità di costruire fondamenta. E allora a quel punto cominciamo a sviluppare un progetto un po' più funzionale. Che sarà brutto una volta che avremo le pareti e tutto il resto. Oh, ribadisco, io guardo più all'efficienza e alla funzionalità che all'estetica. Poi ve l'ho detto, sto pianeta di merda la dobbiamo inquinare. Oh mio Dio, mi sono appena reso conto che è tutto molto ma molto infiammato, incandescente. Carino, questa non me la ricordavo in effetti. Ok, abbiamo le viti necessarie. Craftiamone un po' di extra della serie si sa mai. Le lastre di ferro comunque le posso... anzi, le piastre di ferro, scusate, le posso produrre io all'occorrenza, ma le possiamo anche recuperare da là sotto senza romperci le palle. Ah, guardate, ne abbiamo già 200. Quindi devo andare solo a recuperare il filo di rame. Che due palle ogni volta a farsi la strada avanti e indietro. Ammetto, mi mancano i veicoli. A parte che ho visto che adesso ti puoi muovere lungo le linee elettriche con una sorta di macchinario speciale che ai miei tempi non c'era. Poi vi ricordate che avevamo anche il jetpack? Il jetpack era pratico. Quel cazzarola di jetpack. Zio Billy se non era pratico. Aspetta che recupero anche altre piastre di... ah, il calcestruzzo! Mi sono dimenticato! Con tutti sti casini! Abbiamo estratto il calca... re? Che succede? Ah, la navetta sta rientrando? Ok, perfetto. Ah, è già rientrata? Dicevo, mi sono dimenticato...
avanti. Segnacolo qua sotto, presumo che spunteranno le gambine, eh? Sì. Molto dinamico. Ok, le gambine si adattano. Diciamo, mettilo per adesso qua sotto. E salvo intoppi, dimmi che il nostro trasportatore tu lo fai scendere fino a qua. Gioco dice non ci sono problemi. Meraviglioso, meraviglioso. Perché ci sono dei limiti con i nostri trasportatori. L'unificatore. Questo lo rimandiamo casomai al prossimo episodio, quando avremo organizzato tutto. Ribadisco, per adesso è tutto temporaneo e buttato alla Valà che la va ben, come si dice in friulano e tutte cose. E con questo calcare, come dicevamo, tu mi produci il caro buon vecchio calcestruzzo. Praticamente da 3 unità di calcare lui ti produce un'unità di calcestruzzo. Ne fa entrare 45, ma mi pare che tu ne estrai 30. Quindi in verità servirebbe un'altra mezza fabbrica, oppure dovremmo poter potenziare le fabbriche esistenti. Però vabbè, non è importante. Come ho detto, per adesso non è importante. Lo ammetto, provo un po' di timore guardando i nostri trasportatori, perché so, io so quello che diventeranno in futuro. Diventeranno un incubo che mi perseguiterà anche durante la notte. Vi ricordate che cazzarola di chilometri e chilometri di nostri trasportatori non avevamo, che andavano in qualunque direzione di sto cocchio di pianeta? Abbiamo fatto di tutto in quel maledetto gioco. Culacchione, se la smetti di cagare in giro, porca la miseria. 36 tonnellate di merda con quell'animale, ma vabbè, dettagli. Ok, qui abbiamo ancora abbastanza corrente, da quello che vedo. E salvo intoppi, penso che la fabbrica abbia raggiunto il massimo. No, no, sta ancora producendo, senza il benché minimo rispetto. Brava, 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 dammi 304 unità di filo. Abbiamo tutto il necessary, figliori. Ah, mi sa che c'è un'altra lumaca lassù, vedo quell'effetto luminoso che ho scorto prima. Vabbè, non è un problema, la possiamo raggiungere in qualunque momento. Poi, finché non sappiamo a cosa serve, io dovrei ricordarmelo. Mi pare che le potessimo utilizzare, tipo quelle arancioni, per potenziare le nostre centrali elettriche. Non dico una stronzata, vero? Ah, andavano a carbone! Andavano a carbone, mi pare, quelle cocche di centrali. Credo, spero, me lo auguro. Oh mio Dio, devo anche sbloccare quella motosiga, perché sta alberello comincia a rompere le palle. Ad ogni modo, vediamo di scaricare all'interno tutte le risorse necessarie. E lanciamo di nuovo il razzo! Vai, caro, perfetto. Quindi è aumentato anche lo spazio nel mio inventario. Sì, eccolo qua. Oh, perfetto, brava signorina. Lei mi dà delle bellissime notizie, in effetti. Sì, 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 appena possibile sblocchiamo tutte cose. No, e sfruttare soprattutto come i dipendenti li sfruttano un sacco. Technology or other influence should be investigated regardless of any perceived danger. Ah sì, tanto la signora la vita la rischio io, chi se ne frega in fin dei conti, no? Ma che bella vista, peraltro, eh. Scusate, domanda da milioni di dollari, ma io dove cazzo la dormo? Ah, qua sotto, scusa, ok, adesso ho capito. C'è spazio anche per qualcun altro in caso di necessità. Come posso personalizzare il personaggio? Bellissimo, troppo sexy, ma mi prendi in giro? Cos'è sta roba? Non c'era ai miei tempi il ciondolo? Cosa, signore, cosa sta con me? Anzi, signora, in verità, perché abbiamo le zizze, me ne ero completamente dimenticato. Ad ogni modo, gente, per questo primo episodio di Satisfactory 2024 Edition ci possiamo fermare qua. Ora valuterò se continuarlo anche in base alle views, minutaggio medio e tutte cose, perché come ho detto è una serie molto complicata e quella che abbiamo fatto nel 2019 in realtà, a distanza di tanti anni, non è che sia andata granché bene, considerando tutto il lavoro che c'era dietro, i porchi che ho tirato e via dicendo. Quindi adesso valuterò se continuarlo, se... Signora, ma lei era lì anche prima? Non sono sicuro di averla vista perché sono tipo le 3 di notte per me, ma insomma ci siamo capiti. Come detto, valutiamo eventualmente, dicevo, come continuarlo, se continuarlo, in qualche modo si combina, figlioli. E se no ci abbiamo provato, nei commenti ovviamente no, si levi dalle balle. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi riducete come il culacchione qua. E noi ci vedremo in un prossimo video, però le è andato almeno delle texture migliori, signore, eh? Ciao ciao!